innanzitutto volevo ringraziare voi, gli organizzatori di Caffeina, i responsabili dell'associazione Romini per l'occasione che è nata non solo alla Polizia di Stato ma all'ufficio storico di essere qui e poter dare un contributo al momento della vostra iniziativa, dei vostri eventi. Io sono un rete, vengo dall'esperienza freschissima della Fiera Internazionale del Libro di Torino, dove ho condiviso con altri poliziotti artisti dei momenti meravigliosi. Lo stand della Polizia di Stato abbiamo illustrato tanti cittadini, anche stranieri, una nostra ultima pubblicazione, il nostro primo quaderno del ufficio storico della Polizia di Stato, che innova un po', dicevo parlando con il vicepresidente dell'associazione, innova anche il genere di ricerca storica, perché si innesta un fiore nuovo di storia delle istituzioni. E noi consapevolmente ci siamo fatti portavoci di una nuova sensibilità, non solo storica, perché facciamo storia, in questo caso un ufficio storico, ma culturale. Ecco, questo pallino, questa verità della cultura, ci portava in testa già da qualche anno, con un ufficio storico, cioè io vengo dalla realtà non dell'accademia, non vengo dalla realtà degli studi, diciamo, di Ateneo normale, io mi sento un cittadino tra i cittadini prima di essere un dirigente di polizia. E questo si concentra con quello che è stato detto in precedenza, cittadini tra cittadini, che servono le istituzioni. A Torino la cosa bella è che spesso venivano le persone e si sorprendevano, ma perché voi scrivete anche lì? E la sede, per inciso, voleva significare siete portatori di valori diversi da quelli per i quali esercitate le funzioni dirette su strada, polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia di frontiera, eccetera. Quindi questa sorpresa che suscitiamo spesso, sovente, per queste nostre performance che sono originalissime, nuove per noi, fa parte del nostro vorrei ormai cromosomico, perché come diceva il signor Vicario, la riforma che ha rivisto l'amministrazione della pubblica sicurezza e ha dato origine alla Polizia di Stato, in effetti ce l'ha proprio nel suo DNA. DNA che è quello di servire la Costituzione, i diritti dei cittadini, e soprattutto c'è stata una novità, perché ce l'abbiamo nel cromosoma? Perché il lavaggio di sangue, di perdite di vita umana, tanti poliziotti che si sono sacrificati per la democrazia, ha fatto sì che questa percezione che oggi sembra quasi naturale, spontanea, cioè di vedere polizia tutore loro a servizio dei cittadini, dei cittadini, tra i cittadini, è lì che ha la sua origine inequivoca. Oggi, oltre ai nostri lavori che facciamo, funzioni quelli istituzionali, ci rappresentiamo, spero bene, in queste attività anche culturali, festival, salone di libro, eccetera, dove noi vogliamo dare questo messaggio, confermiamo questo messaggio, non è un'impressione, una suggestione. Vogliamo trasmettere un impegno, accanto ad altre istituzioni, enti territoriali, impegno che è ottimismo, è voglia di fare, non è più dire, è fare concretamente qualche cosa, sentendoci al pari degli altri, portatori di ideali. La mostra che noi organizziamo, gestiamo, come allestito alla Chiesa di San Salvatore, sa testimoniare questo, non è storia solo della polizia attraverso il rigore, chiamiamo che è un titolo che vuole essere un'esca, ma per battaglia. Sotto quelle uniformi ci sono valori, ci sono uomini, ci sono sacrifici, ci sono tradizioni, radici, valori, che dal 1852, l'anno di fondazione del primo corpo, a cui noi facciamo risalire le nostre origini, il corpo delle guardie pubbliche, sono uomini che rappresentano, guardate, io questo abbiamo scritto nel libro, poliziotti d'Italia tra cronache e storia prima e dopo l'unità, non potete immaginare quanta attualità c'è in questo libro che parla delle nostre origini, dei periodi difficili, dello nuovo Stato che doveva affrontare i problemi della polizia, ma non solo quelli, di rifondare uno Stato, creare uno Stato. Beh, ci sono delle similitudini importanti. Se
sembra che ci sono dei riferimenti di scrittori, di autori, di poliziotti che dicono la drammaticità, ma anche tra virgolette l'ottimismo, la voglia di fare, la passione di fare. Beh, io a questa passione, a questa voglia di fare, a questi valori, a questi uomini abbiamo dedicato, i vari autori, non i poliziotti, hanno dedicato il loro impegno per testimoniare attraverso questa mostra queste cose, questi valori, questa passione, questa nostra storia, che è storia comune, perché guardate, la storia della polizia è storia di governo, è storia della società. Le uniformi trasmettono, testimoniano l'evoluzione di un costume, la foggia del vestire, il riposo a quel tipo di tipologia di accessori, di buffetteria, di armi, cioè testimoniano spesso non scelte militari, scelte di qualità e di costume, ma di necessità, perché all'inizio le armi erano quelle, probabilmente ci si doveva ispirare alla Guardia Nazionale, a una realtà di targa immigrazione francese. Ci sono anche delle novità, dei concetti costumi che si possono derivare parlando di uniformi, ma quello che mi preme è questo, di dire attraverso gli uniformi io voglio arrivare a questa storia di valori e di tradizioni. Spero di esserci riuscito, chi visiterà la nostra mostra la troverà, ecco, organizzata, allestita in questo modo, manichini con uniformi storiche, buffetterie, didascalie naturalmente, ma c'è anche la parte illustrativa dell'evoluzione dei nostri corpi. E poi c'è la parte che io non potevo non prevedere, che è quella dedicata alla memoria, alle tradizioni, attraverso che le gesti eroiche. Cioè noi abbiamo bisogno di simboli, abbiamo bisogno della religione, abbiamo bisogno dello Stato. Questa uniforme di fatto si correva di simboli, di segnali, perché devono essere, soprattutto per quanto riguarda i cuori dell'ordine, nella situazione del disordine, devono rappresentare un punto di riferimento ordinario, di rispetto della norma, in maniera in cui. Quindi sono questi simboli, i nostri eroi, i nostri morti, che ci fanno testimoniare ancora oggi con attualità questo impegno al servizio della gente. E con questo io vi saluto, vi invito a visitare la nostra mostra, che vuole essere, ripeto, e vuole confermare questo nostro messaggio di impegno, di ottimismo, e soprattutto parlando prima, perché io non vengo qui per parlare solo della mostra all'estero, ma parlo di progetti nuovi di cui siamo portatori come polizia di Stato, non solo come ufficio scolastico. Infatti abbiamo detto faremo altre cose insieme. Questa è la cosa più bella, questo impegno che viene confermato, sperando di avere, non lo dico fondi perché non è questo che conta, sperando di avere questa energia, questo entusiasmo che oggi è presente. Vi ringrazio per l'ascolto e buon tutto, buon festival.